Servirebbe qualcuno che ci dà un feedback. Io credo che siamo partiti. Vediamo se si collega un po' di gente. Sì, dovremmo essere live, sperando che funzioni. Tutta una grande Ok, incognita. verifichiamolo subito. C'è qualcuno? Qualcuno ci vede? Qualcuno ci sente? Esatto. Segnali dalla rete. Dovremmo essere live. Sperando che funzioni. Tutta una grande Ok, verifichiamolo subito. C'è qualcuno? Qualcuno ci vede? Qualcuno ci sente? Esatto. Segnali dalla rete. Allora, dovrebbero esserci un po' di persone connesse. Sì, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci vedono, ci Molto, sentono. tutto molto improvvisato, diciamo, siamo ormai anzianotti per queste tecnologie. Esatto. Siamo quelli che facevano le telefonate mettendo i telefoni vicini, le Esattamente. telefonate di gruppo. Ma tant'è, così bisogna fare. Allora, in questo tempo di attesa, prendendoci ancora qualche minuto, se non crea troppi problemi al sistema, precario come tutti, vi farei vedere la locandina di questo evento. Se non crea troppi problemi al sistema, precario come tutti, Chi vi è che farei c'ha? Forse vedere. c'è qualcuno di noi che ha la diretta, accesa. Adesso La locandina di questo evento, esatto. chi è che c'ha? Forse c'è qualcuno di noi che ha la diretta. Ok, va bene. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Accesa. No, c'è qualcuno di noi, non so se è Vito o Luigi, io no perché l'ho appena silenziata. Io l'ho silenziata La pure. diretta aperta, forse Luigi c'è la diretta aperta sul browser. Va bene, però ci sono già un centinaio di persone, vedo, collegate, quindi mi sembra un numero sufficiente per iniziare, ecco. Soprattutto un centinaio di persone pazienti e speranzose che contano di riuscire a partecipare a questo evento, evento che vi ricordo, siamo online dal Museo del Fumetto di Cosenza per la rassegna Fumetti a domicilio, dai nostri domicili, il domicilio di Vito Foderà, che farò un po' da, diciamo, da smistapalle, per provare a ragionare assieme a Luigi Politano. Luigi, fai un segno audio dal suo domicilio e con Buon Antonino pomeriggio a Monteleone. tutti, Tolgo ci la siamo. locandina. Ok. Eccoci qua. Fine della locandina. Presentazione dell'evento avvenuta e adesso a voi la parola. Luigi Politano, salutaci. Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie, grazie a te, a Antonino e soprattutto a Luca Scornajenchi al Museo del Fumetto di Cosenza che ha voluto regalare questi pomeriggi di quarantena assieme ai fumetti. Quindi ripercorreremo oggi un po' di quella che è stata l'avventura nello scrivere questo fumetto, ma vi racconterà Antonino. E poi se volete avete domande rispetto anche alla che cos'è il graphic journalism in questo momento? Cosa vuol dire raccontare inchieste a fumetti? Insomma, speriamo di riuscire a farvi compagnia per un po' di tempo. Bene, fumetti a domicilio, dai nostri domicili, dal domicilio di Antonino Monteleone. Ciao Antonino, buon Ciao pomeriggio. ragazzi, io spero di non avere un audio pessimo, però sono molto contento perché a marzo avremmo dovuto fare una presentazione del fumetto a Perugia che avevamo programmato alla fine di febbraio, poi diciamo tutto quello che è successo ci ha impedito di farla ed effettivamente potremmo aumentare il numero di presentazioni come vorrebbe Luigi. Del fumetto in giro per l'Italia, semplicemente stando a casa, coinvolgendo gruppi sul territorio. Sono contento che quello di oggi sia organizzato dal Museo del Fumetto di Cosenza, praticamente due calabresi più un siciliano che è anche un po' calabrese come Vito, quindi mi piace, è un po' come essere lì. Allora, mi tocca diciamo dire che la mia unica quota calabrese che posso ammettere è il fatto di essere da qualche anno, anzi dall'anno della fondazione,
uno dei padrini del premio Andrea Pazienza che il museo fa ogni anno ed è sempre un'esperienza bellissima e quindi accetto l'adozione Calabra per questo. Il primo passaggio che vorrei fare, dai ringraziamenti di Antonino si evince un particolare della relazione con l'editore, quella dell'inseguimento. Cioè Antonino adesso sta sperimentando, con la grande soddisfazione di Luigi di riuscire a fare una presentazione senza doverti inseguire. Lo dici anche nei ringraziamenti finali, dopo quelli ai colleghi, sodali, occhipinti, parenti, insomma, tutti quelli che hanno contribuito. Poi hai detto: ringrazio Luigi Politano che ha avuto la pazienza di inseguirmi, la tenacia di inseguirmi, perché effettivamente è complicato switchare da un media molto impegnativo come quello della televisione a un altro che invece richiede un altro tipo di presenza. Ma altrettanto rigore, altrettanta dedizione come quello del fumetto. La prima domanda la voglio fare a te, che non so che relazione hai con il fumetto come mezzo di, come prodotto culturale, innanzitutto, e come mezzo di informazione. Quindi, se questo è stato un battesimo da autore, immagino di sì, anzi, so di sì, da consumatore, non lo so. Qual è stato la partecipazione a questo ingaggio? Che cosa ti ha stimolato nella forma e nel contenuto di questa pubblicazione? Ma intanto devo dare atto alla caparbietà di Luigi che mi ha proposto questo lavoro, quest'opera, più di un anno e mezzo fa, già quando aveva visto l'inizio dell'inchiesta televisiva che abbiamo fatto alle Iene. Anche quello 2 anni fa, quasi 3 anni fa, era un esperimento sul quale non avevamo alcun tipo di garanzia, sul quale abbiamo scommesso molto, una serie di energie. Sto parlando delle mie, quelle di Marco Chivinti, della redazione che ci ha supportato e che poi ha avuto molto successo, che ha portato una storia molto complessa, che non era scontato che venisse, diciamo, ricevuta con così grande apertura dal pubblico delle Iene, che è un pubblico molto giovane. E devo dire che l'opportunità che mi ha dato Luigi è stata quella di abbassare, da un lato ancora di più l'età media, dell'utente che ha ricevuto, il racconto di questa storia, e dall'altro mi ha fatto confrontare con un mezzo, di divulgazione dell'inchiesta giornalistica che racchiude un preziosissimo strumento che è la possibilità non soltanto di ripercorrere i fatti così come sono documentati, così come sono stati raccolti, ma anche la possibilità di una breve, diciamo tra virgolette, divagazione, cioè la possibilità di immaginare degli scenari, di immaginare un contesto che siano anche distanti da quelle che sono le evidenze ufficialmente raccolte. E in questo sono riuscito per la prima volta a esprimere una delle mie idee su quello che potrebbe essere successo nella storia di David Rossi. Cioè, la premessa che va fatta è sempre chi era David Rossi. Cioè, David Rossi era il manager di una banca che dal 2007 in avanti si stava trasformando e stava cercando di giocare la partita delle grandi banche, si stava trasformando in una grande banca, e lui svolgeva un ruolo chiave che è il ruolo del responsabile delle relazioni esterne, quindi non un semplice ad capo dell'ufficio stampa, ma una persona che era in grado, per la natura stessa delle sue funzioni, di maneggiare informazioni di prima mano, informazioni privilegiate. Queste informazioni probabilmente gli sono state fatali. Gli sono state fatali in entrambi i casi, sia nel caso in cui David Rossi si sia veramente suicidato, come 2 volte 2 inchieste della magistratura hanno stabilito in mancanza, a loro dire, di sufficienti elementi per poter sostenere il contrario, sia nel caso in cui, come ormai sostiene a chiare lettere la famiglia, Antonella Tognazzi, la vedova, la figlia Carolina Orlandi,
Ranieri Rossi, il fratello, ma soprattutto la madre Vittoria, se quello è stato un omicidio, cioè sono le informazioni che aveva David su come si è trasformata Banca Monte dei Paschi, sul rapporto che aveva con una certa parte della politica, con una certa parte del potere che nasce a Siena, ma non è un potere locale, non è il potere che si consuma e vive e muore dentro le mura di una città meravigliosa, ma molto piccola oggettivamente, di 50.000 abitanti. È un potere che ha una sede a Siena, ma è un potere che ha attraversato, attraversa l'intero paese. La possibilità di raccontare questa storia anche con la graphic novel per me è stata una, diciamo, battesimo completo che molto incoraggiato da un'altra opera realizzata dalla Round Robin di Luigi, che ad esempio è il fumetto inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. C'è almeno una similitudine tra il caso Cucchi e la storia della morte di David Rossi. Le cose nella storia di Stefano Cucchi iniziano a muoversi con diciamo, il corso degli eventi, cambia direzione quando la sorella di Stefano Ilaria decide, con un'operazione molto coraggiosa, di offrire, esporre, mostrare a tutta Italia le immagini del corpo, martoriato del fratello Stefano. Diciamo, da quel momento l'opinione pubblica nazionale non può rimanere più indifferente, di conseguenza non rimane indifferente la politica. Paradossalmente questo ha un impatto sul corso della giustizia, che fino a quel momento sembrava avere un'unica direzione. Allo stesso modo, nel caso di David Rossi, le cose iniziano a cambiare quando la famiglia decide di divulgare non soltanto il filmato della caduta di David, le cui dinamiche, la cui, diciamo, fisica, colpisce chiunque lo guarda. Le immagini di quella caduta accendono subito una lampadina nella testa di chi li osserva. E l'altra decisione molto sofferta e molto dolorosa che fa la famiglia, ma che si è resa necessaria quando le indagini già la prima volta venivano indirizzate sul binario morto dell'archiviazione, è stato quello di rendere pubbliche le immagini e la relazione dell'autopsia. E da quelle immagini ci sono chiari segni del fatto che David Rossi sia stato coinvolto in uno scontro fisico, ecco, possiamo dire così. La questione molto importante è che sia che qualcuno lo abbia lanciato dalla finestra, sia che abbia deciso volontariamente di lanciarsi dalla finestra al quarto piano del suo ufficio a Rocca Salimbeni, David Rossi è stato con un'altissima probabilità coinvolto in una colluttazione. Ha dei segni sul viso, ha dei segni sul labbro, ha dei segni sulle braccia, un ematoma sul braccio, ma soprattutto dei segni che sembrano la perfetta sovrapposizione di una mano che afferra il suo braccio, ha dei segni sull'addome, ha dei segni nel basso ventre. Tutto questo non lascia nessuno indifferenti, al di là del fatto che poi l'inchiesta della magistratura non sia stata sufficientemente accurata e sufficientemente approfondita da escludere completamente l'ipotesi che le persone con cui David ha avuto una colluttazione, perché della colluttazione sembra certa, lo abbiano poi lanciato alla finestra o non lo abbiano semplicemente indotto a togliersi la vita. Quindi, come dire, questo è quello che raccontiamo nella graphic novel, ma l'opportunità che ho avuto è stata quella di sviluppare uno scenario. Lo scenario qual è? Semplicemente definire i contorni di un contesto molto complesso, sembra un gioco di parole, che erano quelle settimane di quell'anno, il 2013, dove tutti si aspettavano un cambio nella vita politica del paese, cambio che non c'è stato, un cambio mutilato da quella che Pierluigi Bersani disse, definì la non vittoria del Partito Democratico alle elezioni, non vittoria sulla quale fu determinante anche il tema delle banche e anche il tema dello scandalo finanziario che si consumava a Siena. Quando David Rossi muore, a Palazzo Chigi non c'è un governo ancora, ci sono state le elezioni, ma c'è grande incertezza in campo politico. E poi c'è un altro Stato confinante con l'Italia,
un piccolo stato, che è quello della Città del Vaticano, dove è successo un fatto storico, epocale: un papa si è dimesso da poche settimane e quindi il capo di quello stato sta cessando dalle sue funzioni in attesa che ne venga eletto un altro. E sempre all'interno di quello stato non manca solo il suo capo, ma manca anche la guida del suo principale istituto finanziario, che è lo IOR. Quindi non stiamo parlando dell'APSA, la banca centrale del Vaticano, ma stiamo parlando del suo braccio finanziario operativo anche all'estero, fuori dai confini, che è lo IOR. In questa cornice muore David Rossi. E tutto questo, devo dire, diventa una traccia sottile lungo tutto il racconto, che è intrecciato di tutti invece i fatti, che sono assolutamente certi, assolutamente documentati e testimoniati. Di questo, come dire, sono grato a Luigi perché mi ha dovuto trascinare, ma soprattutto sono grato a Luigi del fatto che mi ha messo in contatto, non solo professionale ma anche umano, con due professionisti straordinari che sono Emanuele Bissattini, che ha scritto la sceneggiatura, diciamo ha selezionato, mi viene da dire, le scene più salienti di una lunga inchiesta televisiva, e che poi ha consegnato nelle mani e nel tratto di Mattia Ammirati, devo dire, un disegnatore dalla matita estremamente brillante nel trasmettere le emozioni, dei protagonisti del racconto. È interessante l'operazione che fate in questa inchiesta, perché non è la prima volta che la Round Robin tocca argomenti delicati. Tu citavi prima la storia di Stefano Cucchi. Queste sono delle vicende molto attuali, ma in realtà chiederei a Luigi, adesso ripercorrendo un po' il viaggio che la Round Robin ha fatto con le graphic novel di inchiesta, utilizzando personaggi storici o contemporanei del giornalismo per ricostruire delle vicende. Attraverso questo vostro viaggio, qual è stata la spinta ad arrivare a qualcosa di così vicino? Il lavoro che avete fatto con Antonino è molto bello, poi magari, anzi, inizio da subito a farvi scrutare qualcosina, perché ci sono delle bellissime tavole che secondo me hanno anche la funzione chiave di far vedere la differenza tra quella che è un'inchiesta televisiva e quella che invece può essere la libertà, lo spazio non solo creativo ma anche investigativo di un fumetto. Io ho selezionato alcune delle tavole che più mi hanno impressionato anche per il valore narrativo che avevano, per le scelte fatte dagli autori. Mi sembra un lavoro molto diverso dagli altri. Non solo per il tema, non solo per il team, che la casa editrice ha messo su, ma anche proprio per l'ambizione, lavorare su qualcosa che è ancora aperto. Non c'è da temere lo spoiler, di nessun genere con questo lavoro, perché, così come la dichiara Antonino nelle sue premesse e anche nelle sue conclusioni, è una storia che non è ancora finita, che lui non ritiene ancora finita. Quindi, per la prima volta, la casa editrice mette mani a qualcosa, a un file ancora aperto, al di là delle conclusioni della magistratura, ma dal punto di vista investigativo, giornalistico e quindi anche editoriale, è un caso ancora aperto. Come ci siete arrivati, Luigi? Intanto ti dico, una buona parte di questo lavoro era già stata fatta da Antonino, come tutti quanti hanno potuto seguire sulle Iene, ed è stato argomento di dialogo. Abbiamo iniziato a chiacchierarne un po' prima. Lui prima faceva riferimento a un altro lavoro che Round Robin ha fatto qualche anno fa su Stefano Cucchi. Eravamo riusciti ad avere, soprattutto una delle autrici, Floriana Buffoni, e anche Emanuele Bissattini, che ha curato anche la sceneggiatura. E anche, diciamo, la parte editoriale di Cucchi. Avevamo l'informazione che c'era Tedesco che stava, ormai si può dire, che stava parlando con i magistrati, quindi stava per uscire fuori quella cosa. Quando decidemmo di pubblicare quel libro, eravamo già avanti, parlo sempre di Cucchi, decidemmo di aspettare un po' in attesa di poter raccontare quello che stava succedendo in quel processo e quindi il pestaggio di Stefano Cucchi. E
Parlai con Antonino proprio in quei giorni dell'opportunità, proprio anche per un confronto, diciamo, con un collega giornalista sull'opportunità o meno di raccontare in giro, gli chiesi anche, una volta pubblicato il libro, di presentarlo. Da lì, alla fine di quella presentazione, con Ilaria, Floriana, insomma, gli altri autori del libro, ci siamo interrogati su quale potesse essere un'altra vicenda italiana così controversa, così dolorosa da dover raccontare, e abbiamo subito pensato a David Rossi. Quello di cui mi sono accorto, cioè l'idea di pubblicarlo, è stata arrivata rispetto a quella che è un po' il lavoro che fa Round Robin, cioè cercare delle storie che possono avere un interesse che vada oltre i fumetti e anche oltre l'inchiesta giornalistica. Quindi quello di graphic journalism ormai è uno strumento consolidato, di conseguenza volevamo che si sapesse quella storia, nonostante poi, come Antonino vi ha accennato prima, ma come potrete leggere, non c'è una verità, o almeno non ce n'è solo una. Abbiamo cercato di analizzarle tutte, quindi avevamo di fronte un quadro che ci dava e ci indicava alcuni percorsi, quello finanziario del Vaticano, quello internazionale, sempre in ordine a tutta una serie di banche e a movimentazioni, quelli che erano i rapporti di David Rossi in quei giorni, addirittura l'inizio e la fine di questa vicenda, che è un papa che abdica. Un periodo in cui nessuno è al governo del Vaticano, dell'economia, delle banche del Vaticano, fino a quando un papa non viene rieletto. All'interno di questo contesto accade di tutto in Italia. Sono dei giorni molto convulsi e raccontarlo attraverso la matita di Mattia, secondo me, è stata una cosa vincente, anche perché ti dà spazio a diverse interpretazioni, e credo anche la scelta di Antonino e di Emanuele di iniziare proprio con, lo troverete, con le parole di Gotti tedeschi, che sono state proprio il risultato di un'intervista andata anche in onda poi sulle Iene, danno il quadro di quello che sta avvenendo, di quello che è avvenuto a Siena. Poi sulla possibilità o meno di arrivare a una definizione di questa inchiesta, ancora non lo so, non ti saprei dire. Però l'idea era quella di raccontare un pezzo della storia di questo paese, molto, secondo, a parere nostro, molto importante. Allora, è importantissima, credo a parere di tutti, perché quello a cui abbiamo assistito e possiamo continuare a assistere è davvero il corso degli eventi che cambia, e cambia anche per il ruolo dell'informazione e per le operazioni che sono state svolte con l'inchiesta di Antonino alle Iene. E questo, secondo me, anche quello del fumetto, è anche un interessante follow-up, cioè non aggiunge degli elementi investigativi, ma fa una cosa, secondo me, molto bella, che è quella che prima Antonino descrivevi come la presentazione di uno scenario, una libertà autoriale nel pieno rispetto dell'autorevolezza dell'impianto giornalistico che permea tutto il lavoro, sia televisivo che della graphic novel. La presentazione di questo scenario è qualcosa di inedito, se vogliamo, inedito perché avviene in un'altra maniera, sovrappone più piani, fa vedere più protagonisti con volto e senza volto, e secondo me nella premessa che tu scrivi c'è proprio un codice, una specie di cassetta degli attrezzi per poter leggere in maniera informata quei fatti, per poi entrare dentro la storia, pagina per pagina, tavola per tavola, e trovare quei riscontri che tu offrivi in apertura, fino ad arrivare a dei punti di svolta, secondo me, del fumetto in cui gli elementi trovano posto. Ci sono delle tavole bellissime che, ripeto, hanno, a mio avviso, un peso proprio nella fruizione del fumetto. Una di queste, se riuscite a vederla, datemi conferma, siete con me su queste pagine? La vedo, sì, io la vedo. Ecco, le pagine a doppia, le doppie pagine, le tavole che stanno su due pagine, fanno vedere quei luoghi in cui davvero nessuna telecamera potrebbe entrare, in cui nessuna fotografia può offrire dei riferimenti.
e lascia la possibilità di costruire all'interno di quelle scene mute, come in questo caso, o con questo monologo molto suggestivo, dei momenti determinanti, ipoteticamente determinanti, che possono esistere solo grazie all'immaginazione di un autore giornalistico e anche di un autore di queste immagini. Sono momenti in cui trovano posto le congetture, i ragionamenti, l'impianto investigativo, ed è strano poterle fare queste cose per un giornalista che è abituato a dover avere sempre la fonte dimostrabile, soprattutto per chi fa televisione, ovviamente, in cui senza l'immagine, senza il testimone che ti parla, una cosa è come se non esistesse. Qui invece questa libertà ti ha portato, Antonino, a costruire qualcosa che la televisione non poteva presentare allo stesso modo. No, certamente no. Diciamo che abbiamo fatto quel lavoro che spesso si sintetizza nell'espressione unire i puntini. Ora, nella vicenda della morte di David Rossi ci sono più strade per unire i puntini. Questo spazio non è uno spazio che viene usurpato, è uno spazio che si rende disponibile per via del fatto che la macchina giudiziaria nel definire quello che è successo la sera del 6 marzo 2013 a Siena ha fallito. Non bisogna avere né paura di dirlo né difficoltà a riconoscerlo. Ha fallito perché le cose degli uomini sono fallibili, gli uomini non sono perfetti, ma nonostante autonomia, potere e strumenti investigativi, un po' perché l'aspettativa iniziale, il convincimento iniziale, il bias, il pregiudizio iniziale fosse era quello di un suicidio, non ha consentito alla magistratura di andare oltre una certa soglia, anche perché quando poi la musica è cambiata, cioè anche quando gli stessi magistrati si sono accorti che c'erano degli elementi che si potevano approfondire, il decorso del tempo ha reso impossibile, come dire, accedere ad alcune fonti di prova che potevano essere i tabulati, che potevano essere i filmati della videosorveglianza della banca, perché lo ricordiamo, diciamo, chi conosce la storia lo sa, ma non facciamo male a ribadirlo. In quella sera non stiamo parlando di una morte anche di un alto dirigente avvenuta in una filiale di provincia di Banca Monte dei Paschi. Stiamo parlando di uno dei della, di un dirigente della prima linea manageriale che muore all'interno della sede storica di Banca Monte dei Paschi di Siena, la sede principale nel centro storico della città, in una sera molto particolare, eppure viene controllato il server delle telecamere di sicurezza, ma ne verrà acquisita soltanto una. Non solo una telecamera, ma quell'unica telecamera viene acquisita in un modo un po' strano, perché è strano, nemmeno io lo sapevo. I protocolli, diciamo, di accesso alla scena del crimine, secondo le linee guida del RIS, sono quelle dove ci sono delle telecamere, di acquisirle per la durata necessaria ad individuare un riferimento temporale certo per tutte le telecamere. Ad esempio, nel caso di Davide Rossi, i consulenti della famiglia sostengono, sulla base di queste linee guida del RIS, che avrebbero dovuto interrompere l'acquisizione del filmato nel momento in cui arrivano i sanitari del 118, arrivano e fanno ingresso in vicolo di Montepio. Invece queste immagini, le immagini dell'arrivo dei sanitari, non le abbiamo, non le abbiamo mai avute, non le abbiamo mai viste. E nel corso dei 3 anni che hanno intervallato la prima e la seconda inchiesta, proprio l'assenza di un riferimento temporale certo, ha alterato la lettura della scena, del delitto. Perché ricordiamo che potrebbe esserci stato un delitto che è l'induzione al suicidio, potrebbe essercene stato un altro che è l'omicidio. Perché dico questo? Dico questo perché le testimonianze che sono state raccolte nella prima fase delle indagini
ci dicono delle cose molto particolari. Ce ne sono due in questo senso. Una collega di David Rossi, che si chiama Lorenza Bondi, sostiene di essere andata via dall'ufficio e quando è andata via di avere visto la porta dell'ufficio di David aperta con la luce accesa. A che ora va via Lorenza Bondi, secondo le sue dichiarazioni, dirà di essere andata via tra le 20 e le 20:10. Ora, questa dichiarazione, quando tutta la scena e tutti i fatti vengono erroneamente traslati 20 minuti in avanti, diventano un particolare di poco conto. Cioè, quando va via Lorenza Bondi, David Rossi non è nella sua stanza, la porta è aperta e la luce è accesa, ma David poteva tranquillamente essere da un'altra parte. Quando nella seconda inchiesta un altro giudice individua correttamente qual è l'ora di svolgimento degli eventi, e cioè che David Rossi quindi non è volato alla finestra alle 20, ma è volato alla finestra già alle 19:43, ecco che cambia il valore della testimonianza della sua collega, che alle 20, 20 e 10 dice di essere andata via e di avere visto porta aperta e luce accesa. Perché? Perché quando Carolina Orlandi, la figlia di David, lascia l'abitazione, lascia la casa propria perché Antonella Tognazzi, la moglie di David, stava male e non poteva uscire di casa, e va a cercare David che ancora non aveva fatto rientro a casa, arriverà nell'ufficio di David con il collega Filippone ed entrambi riferiscono di aver visto la porta chiusa. Ecco, se David Rossi, quando Lorenza Bondi va via dall'ufficio, è già sul selciato, sta già esalando gli ultimi respiri, quando arriva Filippone con Carolina e trovano la porta chiusa, la domanda che si sarebbero tutti potuti fare nell'immediatezza sarebbe stata: ma allora chi ha chiuso la porta? Avere invece erroneamente individuato l'orario di svolgimento dei fatti ha alterato e ha impedito anche alla stessa magistratura, nei primi mesi delle indagini, di farsi le giuste domande. Poi va detto che col senno di poi siamo bravi tutti. Io, come dire, devo limitare il livello delle critiche anche nei confronti della magistratura. La cosa importante però che c'è da dire è che a tutto quello che noi raccontiamo con l'inchiesta si aggiunge un elemento molto importante. Questo è un retroscena che ho raccontato qualche volta, ma adesso approfitto per prendermi un po' di tempo. Quando Luigi mi diceva: iniziamo a raccogliere le idee e il materiale per completare, diciamo, la graphic novel su Davide Rossi, io gli dico: guarda, con le Iene stiamo per preparare una puntata speciale. Dentro questa puntata speciale, che andrà in onda a marzo, ci saranno dei contenuti che fino a questo momento, stiamo parlando di marzo del 2019, non sono ancora stati diffusi. E mi Scusami riferisco. Antonino, ne approfitto solo per ricordare che ci sono state complessivamente, cumulativamente, circa 500 minuti di televisione dedicata a questa inchiesta, una serie, se non sbaglio, di 14, 14 servizi e una 14 servizi puntata più uno speciale. speciale di 3 ore. La graphic novel invece è stata pubblicata a novembre del 2019. A novembre del 2019. No, ma questo per dirti che quando Luigi mi dice acceleriamo i tempi, dico: guarda, faremo una puntata speciale, ci sarà un contenuto inedito. Questo contenuto inedito è l'intervista a Ettore Gotti Tedeschi. È un'intervista che avevo girato molto tempo prima, lo confesso, sulla base di un patto di riservatezza. Questo patto di riservatezza aveva delle regole molto, molto chiare. Ci incontriamo più volte, però i nostri incontri non sono mai avvenuti. Io questo patto, l'ho mantenuto, perché ero convinto che si basasse su un reciproco scambio fondato, non voglio dire sull'onestà, voglio dire quantomeno sulla sportività e la sincerità dei fatti che venivano raccontati. Però succede una cosa: i colleghi molto bravi della redazione di quarto grado, anche loro hanno seguito questo caso, anche loro hanno svolto delle inchieste, e un giorno pubblicano delle foto che io, come gli altri colleghi, avevamo visto e rivisto, ma loro notano un dettaglio molto particolare.
notano che sulla scrivania di David Rossi c'era un appunto che recava il nome di Ettore Conti Tedeschi e il suo cellulare privato. Ora, è vero, non ho avuto il tempo di capire se quel numero che stava sulla scrivania di David era il numero che David si era fatto dare da qualcuno o era poi servito a chiamare Ettore Conti Tedeschi o era stato chiesto a David di mettersi in contatto con lui. Però devo dire che mi sono sentito non più vincolato nel patto, ripensando al fatto che Gotti Tedeschi più volte, salvo poi ricordarselo in uno dei nostri ultimi incontri, negava di avere mai avuto a che fare, di avere mai conosciuto, di avere anche addirittura scambiato delle chiacchiere con David Rossi. E quindi decidiamo di pubblicarlo perché le cose che dice Gotti Tedeschi rispetto alle dinamiche interne, non solo allo IOR, ma alla Curia Vaticana, sono sconvolgenti. Ma non sono sconvolgenti perché era la prima volta che le sentivo ed era la prima volta che le abbiamo sentite quelle affermazioni, ma è la prima volta che vengono da una persona che con lo IOR ha avuto a che fare molto da vicino, non perché è stato un grigio funzionario, ma perché ne è stato il presidente, soprattutto perché è nota a tutti la sua incrollabile fede cattolica, è nota a tutti la genesi del suo incarico allo IOR, rapporto personale di amicizia con Papa Benedetto XVI, mandato pieno per ripulire dalle ombre del riciclaggio, della mafia, del terrorismo, i soldi che servono per le opere del Papa, eppure Ettore Gotti Tedeschi riceve un'opposizione molto forte e questa opposizione molto forte ha un obiettivo e dei confini temporali ben definiti. C'è un collegamento tra Banca Montepaschi e IOR? Perché a me istintivamente verrebbe da dire no, assolutamente no. Come si trova un nesso tra la Banca di Siena e lo IOR? Stranamente un nesso esiste proprio nel periodo in cui David, nel trimestre, se vogliamo definirlo così, in cui David perde la vita. Perché Banca Monte dei Paschi di Siena ha un consigliere di amministrazione che è un famoso avvocato torinese che si chiama Briamonte, e questo avvocato torinese siede contemporaneamente nel CDA di Banca Monte dei Paschi, ma è anche un consulente dello IOR, anche questo è noto, persona molto vicina al cardinal Tarcisio Bertone. Ed è proprio Bertone, uno dei protagonisti delle barricate contro le riforme che vuole Papa Benedetto XVI, e che chiede a Gotti Tedeschi di imporre. Questa cosa perché la sappiamo? Perché lo stesso Gotti Tedeschi a raccontarla ed è anche finita su alcuni giornali. E Gotti Tedeschi scrive delle regole nuove, ma il consigliere Briamonte dice: bene, queste regole nuove, le applichiamo però a tutti i conti dal 2011 in avanti. Tutto quello che c'è prima del 2011 non è possibile sottoporlo a queste nuove regole. Questo è molto strano. Perché se considerate che da quando Banca Monte dei Paschi di Siena decide di acquistare Banca Anton Veneta con un esborso che costerà caro ai conti della banca e che da lì poi innesca a catena una serie di errori anche strategici per compensare quelle perdite in bilancio attraverso dei prodotti derivati che hanno fatto la fine che conosciamo, si è speculato molto sui giornali sull'ipotesi mai dimostrata dalle indagini giudiziarie che ci sia stata, diciamo, una partita di ritorno in quell'acquisto, che proprio Banca Monte dei Paschi acquistava Anton Veneta da Banco Santander, presieduta da un uomo vicinissimo all'Opus Dei, che quindi fosse un'operazione di finanza cattolica e che proprio dallo IOR questa operazione avesse avuto una sponda di tipo finanziario, nessuno è mai riuscito a dimostrarlo. Ora qualcuno che ci segue dirà: ma nemmeno voi siete riusciti a dimostrarlo. No, certo che no. Però Tra l'altro, Antonio, solo ti interrompo per questa cosa. Ci sono una serie, così rendiamo anche partecipi sto cercando di guardare con un occhio un po' di domande. Sono tutte quante rivolte al mondo finanziario, alla vicinanza con il Vaticano. Molti fanno riferimento anche a Gotti Tedeschi e ti chiedono conto dell'intervista. Chiedono conto un po' a noi della necessità di pubblicazioni sul grafico.
attraverso Graphic Journalism, se volete, insomma, ne parliamo dopo, però l'idea del, insomma, del pubblico, dei tuoi lettori, anche di chi ti guarda in TV, è proprio quella che ci sia una connessione diretta tra quello che è accaduto, è una domanda più che altro che ti fanno, e tutto quello che è avvenuto in Vaticano in quei giorni. Io non credo di poterlo affermare con certezza. Credo che però, che proprio il cuore della cornice che diamo alla graphic novel, ci sono elementi per poterlo almeno ipotizzare e non essere scambiati per dei pazzi visionari. Perché proprio quando diciamo scaviamo un po' in tutto quello che c'è attorno ai link ipotetici tra Vaticano, IOR e Banca Monte dei Paschi, troviamo questa figura. Dicevamo, poi concludo questo e poi magari entro sulla domanda, che è proprio il consigliere di amministrazione che dice che le regole di conti tedeschi non si devono applicare ai conti prima del 2011, è protagonista di un siparietto molto curioso riportato dall'Espresso proprio a pochi giorni dalla morte di David, aeroporto di Ciampino, Guardia di Finanza che indaga sugli scandali di Banca Monte dei Paschi. Ferma i passeggeri di un velivolo privato che erano in partenza, erano appena arrivati e gli chiedono di mostrare il contenuto dei loro bagagli. A questo punto, tutte quelle persone tirano fuori un lasciapassare diplomatico, un passaporto diplomatico della Santa Sede. Anche lo stesso Briamonte, consigliere di amministrazione di Banca Monte dei Paschi. Lo raccontiamo nella graphic novel, innesca, diciamo, un meccanismo in cui la Guardia di Finanza vuole mettere le mani sul contenuto di quei bagagli, loro resistono, alla fine il giro di telefonate ha come esito quello di lasciarli passare senza ulteriori controlli. Questa cosa viene resa nota qualche settimana dopo la morte di David Rossi e viene collocata temporalmente tra il 26 e il 28 di febbraio del 2013, cioè proprio i giorni in cui Papa Benedetto si è dimesso e sta cessando le sue funzioni, perché lui annuncia le dimissioni a metà febbraio che sarebbero scattate alla fine, e Papa Francesco è ancora di là da venire, ci vorrà il mese di aprile per l'arrivo della sua elezione. Ecco, in questo vuoto è sicuro che stesse succedendo qualcosa di particolare all'interno delle mura vaticane. E mi sembra un fatto che non è diciamo, non è soggetto a essere modificato, c'era un trait d'union. Non solo, nelle carte della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma emerge anche che lo IOR per le sue operazioni in Italia si avvale di due banche, diciamo, per le operazioni extraterritoriali. Una è la Banca del Fucino, già al centro di alcuni approfondimenti dell'autorità di investigazione finanziaria della Banca d'Italia, e l'altro è Banca Monte dei Paschi di Siena. Quando diciamo trasferisco queste mie ipotesi a Gotti Tedeschi non le prende come se fossero farneticazioni, dice: è possibile, non lo escludo, e se è possibile, se fosse vero, non ci sarebbe dubbio che potrebbe trattarsi di tangenti. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi. Poi si spinge Gotti Tedeschi a delle considerazioni che sono quelle che riguardano la Curia Vaticana, cioè ci sono persone molto vicine al Papa per attività svolta che sono in grado di ordinare o commettere dei delitti, e devo dirti che nell'intervista che poi è anche andata in onda, Gotti Tedeschi si fa una risata fragorosa, molto, molto rumorosa, ma anche molto inquietante, perché lui ha l'approccio di uno che ne ha viste tante, ne ha viste talmente tante fino a dover temere per l'incolumità sua e della sua famiglia. Questa è una circostanza che racconta anche Gianluigi Nuzzi in uno dei suoi libri che scavano dentro le finanze vaticane. Però immaginate me che ci parlo in una delle primissime volte, e di fronte a quell'ipotesi vedo lui che si fa una risata di quel genere, che poi prosegue e dice: delitti, cioè, ma certo che sì, cioè, ma perché ti meravigli? Però queste cose, finché ce le diciamo tra giornalisti, finché le sussurra l'uomo comune,
fanno un effetto. Quando le dice l'ex presidente dello IOR, se permettete, cambiano assolutamente forma e cambiano impatto. Un po' come quello che è successo con Pierluigi Piccinni, l'ex sindaco di Siena. Cioè, quando incontriamo Pierluigi Piccinni, e io ci tengo a ribadirlo per l'ennesima volta, lo abbiamo fatto anche a Roma alla presentazione al Salone del Libro. Anzi, colgo l'ennesima occasione per ringraziarlo perché, nonostante quello che è successo, con estrema sportività ha accettato di venire alla prima presentazione. Pierluigi Piccinni io non l'avevo mai incontrato né mai sentito al telefono prima dell'incontro che le persone, diciamo, mezza Italia ha visto in onda alle Iene. Avevamo chiesto un appuntamento a Pierluigi Piccinni per convincerlo a rilasciare un'intervista, perché una chiacchierata che fa il mio autore Marco Chipinti, lui dice: guarda, qui in città sono in molti a non credere che sia un semplice suicidio. Quindi decide di incontrarci, sono la mattina presto in Piazza del Campo a Siena e fa tutta una serie di ragionamenti. Lui è un politico, è uno che è stato dirigente della banca, è uno che conosce le cose senesi, ma è anche una persona di cultura, una persona molto, molto preparata, di uno spessore, diciamo, non comune. Ecco, diciamo, possiamo usare questa espressione. E a un certo punto tira fuori questa bomba dei festini. L'ipotesi che una parte della città abbia una questione morale, ma che la questione morale non sia la chiave per risolvere il segreto della morte di David Rossi, ma sia una chiave per provare, per fare un tentativo sufficiente a capire perché tutta la macchina giudiziaria non è stata molto puntuale nel dare delle risposte. Le cose che dice Piccinni hanno un grande impatto quando tira fuori la questione dei festini, vai a vedere chi ci partecipava, c'è una villa tra Siena e Arezzo. Alle nostre orecchie non era niente di nuovo. Cioè, da quando noi arriviamo a Siena a girare nell'estate del 2017, questa cosa ce la dicono molte persone. Però finché ce la dicono molte persone comuni, noi la consideriamo per quello che è un gossip di una città di provincia. Quando però quella stessa cosa la dice un uomo che non solo conosceva bene David, ma è dentro le questioni della banca, è dentro le questioni della politica, e quindi è molto dentro l'ingranaggio, dette da lui assumono una rilevanza tale da non poter essere taciute. È lì che capiamo di trovarci di fronte a delle affermazioni che probabilmente non avremmo mai potuto conservare, diciamo, nel nostro archivio senza rendere pubbliche. Perché abbiamo anche pensato se sarebbe stato più corretto non divulgare l'identità di chi diceva quelle cose, ma se noi non avessimo divulgato e fatto coincidere l'identità di Pierluigi Piccinni a quelle affermazioni avrebbero avuto meno valore. Ma soprattutto da quel momento la casella di posta delle segnalazioni delle Iene, anche la mia personale, è stata inondata di segnalazioni in tal senso, cioè segnalazioni che avevano per oggetto la partecipazione di figure chiave della città in momenti non estremamente edificanti. Poi cos'è successo a Siena? Che qualcuno ha preso la palla al balzo per additare il nostro lavoro di inchiesta giornalistica come un attacco alla città di Siena, che è, diciamo, un tentativo molto furbo, molto furbetto, di far cambiare il sentimento alla città. Siena è sicuramente una città molto particolare, è una città, che però ha degli abitanti con un carattere che io, non posso non apprezzare, perché hanno, diciamo, quella testardaggine, quell'ostinatezza nel ricercare risposte alle domande, che è anche un po' quella che contraddistingue il calabrese verace, quale io mi considero in questo aspetto del carattere. Cioè, il senese sembra apparentemente chiuso. Noi siamo stati anche un po' bacchettati per aver usato l'espressione di città omertosa, cioè città dove non c'è molta voglia di parlare di queste cose, però diciamo dove c'è l'omertà non se ne parla nemmeno in privato, dove c'è la vera omertà. Invece a Siena delle questioni senesi se ne parla molto nelle contrade e anche della morte di David Rossi. Credo che però siamo riusciti a farci apprezzare per la mia, diciamo, parlo dell'intera squadra delle Iene, per la nostra genuinità.
E quindi quando abbiamo visto che qualcuno provava a utilizzare il nostro racconto come mezzo per delegittimare noi, inventandosi un attacco alla città, abbiamo capito che forse avevamo toccato un nervo scoperto. La chiara operazione di far rimpallare la delegittimazione non da chi si vuole proteggere, ma dagli altri, no? Esattamente, potremmo Dalle dire altre che vittime. È un siamo. metodo, che spesso si incrocia quando si fa inchiesta. C'è sempre bisogno di una triangolazione creata ad arte per delegittimare Devo chi dire, sta però, che facendo. la Siena, diciamo, i senesi, non si sono fatti abbindolare da questo tentativo. Hanno riconosciuto, la bontà di un lavoro giornalistico, ma soprattutto la genuinità del tentativo di dare delle risposte. Nessuno ha la pretesa di trovarle. Io in una presentazione di recente dico che per un giornalista, anche per il più appassionato, il conseguimento della verità assoluta è un po' come un religioso che pensa di, andando a messa tutte le domeniche, di raggiungere la santità. Ecco, io non credo che siamo in grado di raggiungere una verità assoluta su questa storia. Certo che però ci sono degli elementi che possono essere spiegati e approfonditi. Questo perché? Perché serve la graphic novel? Uno pensa che chi l'ha comprata e l'ha apprezzata dice certo. Si legge molto velocemente, ma quello che abbiamo voluto fare non è un lavoro, come dire, che ha come scopo quello di raccontarti tutto, cioè finito di leggere dice, ah, adesso io so tutto quello che è successo a Siena, tutta la vita di David Rossi, tutta la sua storia, no. Se tu leggi dall'inizio alla fine la graphic novel e ti sei fatto immergi, sei fatto tirare dentro questo abisso, perché di un abisso si tratta, ed è un abisso che noi guardiamo attraverso la corazza, l'oblò, diciamo, di questo sottomarino della distanza, sia fisica che emotiva. Penso all'abisso che invece vive sulla sua pelle Antonella Tognazzi, che vive Carolina, che vivono i familiari di David Rossi, un abisso nel quale nuotano spesso senza nemmeno le pinne, senza nemmeno un faro, una luce che possa illuminare il loro percorso. Quando ti fai prendere da questo viaggio sotto, dentro queste acque torbide, alla fine hai voglia di leggere di più, hai voglia di imparare qualcosa in più. Questo credo che sia, personalmente lo dico. Però personalmente e sinceramente sia il grande merito di questo lavoro, che quando finisce hai voglia di leggere ancora, hai voglia di approfondire ancora. Immagino qualcuno mi ha scritto dopo aver letto le pagine del libro, ha sentito il desiderio di scrivere ad Antonella, di mandare un messaggio a Carolina. C'è chi ci scrive e ci comunica le sue intuizioni, quello che pensa sia accaduto. Credo che questo è qualcosa che nobilita il nostro lavoro, qualcosa che dà un senso al nostro lavoro, perché in questi anni ci sono stati dei momenti in cui non sempre abbiamo cavalcato, diciamo, siamo andati al galoppo sul dorso dell'entusiasmo. Alcune volte siamo stati un po' presi dallo scoramento, perché se pensate che in questa storia un processo è stato fatto, ed è un processo che è stato fatto contro Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, e Davide Vecchi, giornalista all'epoca del Fatto Quotidiano, oggi direttore dei Corrierini, Corriere dell'Umbria, Corriere di Siena, perché per la violazione della privacy di Fabrizio Viola, ex amministratore delegato, perché erano state pubblicate le email che si erano scambiati con David Rossi 2 giorni prima di morire. Questo, diciamo, anche questo fa parte dei primati giudiziari del distretto di Siena. Non è mai successo in Italia che un processo per violazione della privacy venisse avviato su iniziativa autonoma dell'ufficio dei magistrati del pubblico ministero senza la querela di parte. È vero che la violazione della privacy è un reato che è perseguibile d'ufficio, ma non era mai successo nella storia giudiziaria italiana prima del 2015 che si avviasse un procedimento per violazione della privacy su iniziativa esclusiva della Procura.
E che cosa voleva dimostrare la procura? La procura voleva punire Davide Vecchi e Antonella Tognazzi, Davide Vecchi per averle pubblicato e Antonella Tognazzi nell'ipotesi che fosse stata lei a consegnarle le mail di Fabrizio Viola. Però da quelle email si scopre una cosa molto importante. La prima è che quando David il 4 di marzo del 2013 parla di lavoro con Fabrizio Viola, a un certo punto scrive o avrebbe scritto, perché non c'è certezza nemmeno su questo, stasera mi suicido, aiutatemi. Questa mail arriva in mezzo ad altre mail nelle quali David comunica a Fabrizio Viola, amministratore delegato, di voler cercare un contatto con i magistrati che indagano. E questo contatto lo cerca attraverso la mediazione di Fabrizio Viola, cioè l'amministratore delegato di una delle banche più importanti in Italia cerca un contatto con la Procura di Siena tramite una figura istituzionale della città, di fatto, qual è Fabrizio Viola. Fabrizio Viola risponderà che non è in grado di aiutarlo. Da quel momento David fa marcia indietro, una marcia indietro potremmo definire brusca, violenta, perché per due volte scriverà: hai ragione, non ho nulla da dire, ma sono stato un pazzo solo a pensarci di andare dai magistrati, come se volesse rimarcare, sottolineare di aver capito il messaggio. Ora, la prima riflessione che uno fa è perché avviene questo scambio, cioè perché David ha bisogno di sottolineare due volte al suo amministratore delegato che ha rinunciato al suo proposito di andare dai magistrati. Beh, è interessante perché grazie al processo Tognazzi, anche grazie un po' al nostro lavoro, al lavoro delle Iene, scopriamo non solo che non è vero quello che dice Fabrizio Viola, cioè la mail, stasera mi suicido, non l'ha letta, dice Fabrizio Viola, perché noi andiamo a trovare Lorenza Pieraccini, che faceva parte, lavorava nell'ufficio della segreteria dell'amministratore delegato, e Lorenza Pieraccini, che la magistratura di Siena dice di aver sentito e che dalla sua testimonianza non è emerso nulla di utile, dice non solo che non è stata sentita da nessun magistrato, e quindi abbiamo il giudice per le indagini preliminari di Siena che scrive nero su bianco una cosa mai avvenuta, ma soprattutto ci dice che la mail erano più persone a leggerla, che la mail dell'amministratore delegato veniva scaricata su un PC che si trova all'interno del suo ufficio, al quale avevano accesso non solo lei, ma anche il capo, della sua segreteria. Questo cosa Antonino, significa? scusami, mentre stai ripercorrendo questa l'inchiesta, io sto cercando di seguirti con le tavole del fumetto, proprio perché è un aspetto molto interessante, molto coinvolgente rispetto a quella portata della graphic novel di tirarti dentro a uno scenario. La lavorazione della graphic novel è un'operazione di graphic journalism perché riesce perfettamente, seppur con una scelta dei momenti, delle informazioni, dei personaggi chiavi, riesce a farti entrare in una dinamica, in uno scenario e anche dentro alcuni fatti e dentro alcuni luoghi che sono esattamente quelli che tu stai ribadendo, ricordando, perché sono momenti particolarmente salienti, particolarmente rilevanti. In questo momento c'è la tavola che fa vedere quel computer, che fa vedere quel foglio, che fa vedere quella testimonianza così sconvolgente rispetto a un testimone che dice di non essere stato coinvolto e che si affida a un estraneo, qual eri tu in quel momento, per portare un contributo non tanto e non solo alla tua ricostruzione giornalistica, ma soprattutto alla ridefinizione di un sistema in cui un test può essere presente o assente in maniera così inspiegabile dentro degli atti. No, ma soprattutto va dato atto a Lorenza Pieraccini, una senese, di non aver assolutamente, come dire, indugiato. Cioè, io capisco che lei all'inizio non voleva parlare con un giornalista, ma poi dice le cose, con estrema chiarezza, non è sibillina,
non parla con un linguaggio criptico, è una senese che prende, che con coraggio dice tutto quello che pensa e dice tutto quello che ha visto, pur potendo rimanere nella comodità della sua bellissima casa poco fuori le mura di Siena e farsi quelli che potremmo definire i cazzi suoi. Invece Lorenza Piraccini ha un'occasione, lo fa con me, io ancora oggi sono grato per quello che ha fatto, ma anche rispetto all'impatto che le sue dichiarazioni hanno avuto sul nostro lavoro e anche sulla sorte processuale della vedova Tognazzi, perché poi lei viene chiamata a testimoniare nel processo contro Vecchi, contro Davide Vecchi e contro Antonella Tognazzi, proprio spiegando il fatto che quelle mail erano viste da più persone, in particolare anche dal capo segreteria Valentino Fanti, che dirà: sì, è vero che abbiamo visto la mail help mi suicido, ma che potevamo fare? Non potevamo fare nulla, dice. Parentesi, il processo finisce con l'assoluzione piena. Viene dimostrato quindi che non poteva esserci violazione della privacy su una casella di posta istituzionale che vedevano più soggetti, che quindi non era possibile dimostrare chi avrebbe dovuto commettere, diciamo, la violazione della privacy di Viola divulgando le mail, perché accedevano così tante persone e non c'era stato alcun tipo di attività di indagine in quel senso da non poter dire è stata la Tognazzi a prenderle. Non, questa cosa non era dimostrabile, ma ci fa capire un'altra cosa. Ci fa capire che se fosse vero, no? Che tutti quelli che pensano che David Rossi non si sia suicidato, e tutte le persone quindi alle quali qualcuno vorrebbe dire siete dei poveri coglioni, ok? Perché solo dei poveri coglioni possono dubitare di due ordinanze di archiviazione di due diversi giudici per le indagini preliminari. Ecco, se fosse vero quindi che David Rossi un giorno, come tutti i fatti non razionali, il suicidio non è un fatto razionale e quindi quando avviene non è possibile utilizzare sempre un metro razionale per analizzare la volontà di chi lo ha commesso. Si può usare un metro razionale però per analizzare il contesto. Ecco, se fosse vero che David Rossi si è suicidato, il fatto che nella terza banca italiana la mail help stasera mi suicido non abbia attivato un meccanismo di protezione, un cordone attorno al dirigente che ha manifestato un proposito suicidario, dice che quel suicidio, ammesso che sia stato un suicidio, dobbiamo dire ammesso perché l'inchiesta non lo dimostra fino in fondo, e allora poteva essere evitato se la banca avesse fatto il suo dovere. E qui apro un'altra parentesi, ed è la parentesi risarcitoria, cioè sono stato accusato io di aver, vengo accusato sempre dai furbacchioni che cercano di dire che il nostro lavoro danneggia la città di Siena, eccetera, che io, che le Iene, che Italia 1, Mediaset abbia deciso di lucrare su questa storia proprio tenendo viva, la fiamma dell'ipotesi alternativa. Okay? E che la famiglia partecipi a questa attività di inchiesta televisiva delle Iene per interesse economico. Eppure, queste stesse persone dimenticano di dire come stanno le cose alle persone. Noi l'abbiamo detto, evitiamo di ribadirlo sempre. Quando muore David Rossi, ad Antonella Tognazzi viene proposta l'assunzione in banca come funzionario, lei rifiuta. E continua a essere una dipendente della fondazione con uno stipendio normalissimo. Ma soprattutto, quando noi pubblichiamo la testimonianza della Piraccini, quindi se era un suicidio era evitabile, perché qualcuno andava affiancato in una società quotata in borsa che ha delle procedure e ha degli obblighi nei confronti non solo dei lavoratori dello sportello, figuriamoci dei dirigenti, e non ha fatto nulla, avrebbe esposto probabilmente la banca a una enorme responsabilità oggettiva nei confronti del lavoratore che perde la vita. Eppure Antonella Tognazzi non ha chiamato l'avvocato dicendo adesso andiamogli a fare causa, mettiamoli in mutande, perché questa cosa che dice la Piraccini è fondamentale. Perché non gliene frega niente dei Tra soldi. l'altro è bene sottolineare anche una cosa, Antonio, soltanto diciamo a corredo di quello che stai dicendo, che la situazione senese, la città di Siena è una città molto particolare, un contesto urbano molto particolare, piccolissima, il centro, ma per un periodo è stato quasi il centro di tutta una serie di dinamiche politiche, economiche italiane, da una grande squadra di calcio a moltissime, diciamo,
personalità che hanno frequentato il mondo senese, sia politico che bancario in quei tempi, quindi anche esporsi, parlo della Biracima, non solo, rispetto a cose di questo genere, doveva essere anche abbastanza complicato, eppure sono riusciti a dare voce, diciamo, a quello che è successo e la volta che siamo andati anche a Siena assieme ad Antonino, Emanuele e Mattia per presentare proprio questo libro, le persone hanno voglia di verità, anche perché ce lo faceva notare uno dei nostri ascoltatori, Francesco, che ci dice: ottima chiave di lettura, ricordate che la banca MPS è il braccio economico di una fondazione. Noi nel fumetto lo spieghiamo, Antonino lo spiega anche bene nella sua introduzione, c'è una connessione diretta su quello che è accaduto che, ripeto, non coinvolge solo una città, a quel punto coinvolge dalla città di Siena, ripeto. Non Roma, non Milano, ma da una piccola città del centro Italia, coinvolge le politiche finanziarie di un intero paese. C'è un particolare che secondo me il fumetto esprime in maniera mirabile, che è la fumosità di questo scenario che la graphic novel ricuce, ed è sono proprio le tavole in cui il fumo custodisce i pensieri, le considerazioni, le riflessioni più amare. Questa tavola qui, che secondo me è bellissima proprio per la disposizione degli elementi, dei particolari salienti, delle ombre che stanno in questa colonna di fumo, non è l'unica, è il fumo a determinare, a fare da cortina alle spalle del grande vecchio, è il fumo, con cui si chiude la dichiarazione dell'Habemus Papam. Insomma, c'è fumo, c'è tantissimo fumo, e questo fumetto sembra quasi uno strumento che lo soffia un po' via, che dipana un po' le ombre. È una bellissima operazione di semplificazione, perché sicuramente non è esaustivo di tutti i dettagli. Parliamo di un caso sul quale, oltre al lavoro di inchiesta televisiva con le Iene, oltre alle inchieste giudiziarie, alle pagine di giornali scritte, ai libri, c'è tantissimo materiale, però io trovo questo lavoro come un prodotto di valore, perché riesce a tenere assieme una lettura multilayer, diciamo, dei molti livelli che si intrecciano o si sovrappongono in questo caso. Le storie, le vicende, i fatti storici di Roma e del Vaticano, quello che succede a Siena, un atterraggio ciampino dei festini nella provincia toscana, il viaggio di un giornalista, gli incontri riservati. C'è tanto, c'è tutto, mi verrebbe da dire, tutto quello che serve per far capire che su tutti questi livelli la ricerca della verità è un'operazione molto, molto complessa. Montarli in un prodotto editoriale così, secondo me, è un merito che la Round Robin si può intestare anche per un'esperienza acquisita rispetto al maneggiare il giornalismo attraverso le graphic novel. Volevo chiedere a Luigi se questa è un'operazione più difficile delle altre, se è stata un'operazione più difficile delle altre. Sì, perché ha dovuto lavorare anche con me. Sì, diciamo, parte la complessità della comunicazione, no, scherziamo, però diciamo, qui c'è tutto un processo, diciamo, di raccolta di notizie, quindi delle nostre fonti. Avevamo fortunatamente il lavoro che Antonio stava già seguendo, aveva fatto direttamente per le Iene, che hanno fatto sì che ci fosse una base molto solida da cui partire. Poi altre cose sono state aggiunte. Parto diciamo, dalla fine della tua domanda. Come operazione editoriale, come idea di pubblico, questo non c'è dubbio, funziona, sta funzionando ed è anche uno dei motivi. Te lo chiedevo da editore anche rispetto ai riscontri che hai avuto rispetto ai lettori, rispetto a chi questa graphic novel l'ha vista, comprata, letta, seguita attraverso le presentazioni. Qual è l'elemento di valore che è stato colto anche rispetto al prodotto editoriale? La comprensione della complessità di una storia, perché abbiamo cercato
Questo grande merito devo dire a Emanuele Bissattini, perché creare una sceneggiatura da una storia così, dall'inchiesta giornalistica così complessa fatta da Antonino non era facile. Quindi, secondo me, è riuscito a prendere i punti salienti per dare degli spunti di riflessione, che era quello che vi diceva prima Antonino, rispetto a un fatto molto complesso all'interno di dinamiche che non sono soltanto dinamiche di una banca e di una città, ma che riguardano tutto il mondo finanziario, il mondo bancario italiano, anche quello internazionale. L'hai detto tu bene prima, la round robin, fondamentalmente la cifra della round robin è quella della letteratura d'inchiesta e di molta narrativa, e per rispondere, diciamo, a questo fumo attorno a tutto, perché le ambientazioni noir, diciamo, sono la parte che round robin poi fa diventare narrativa, e anche nei fumetti cerchiamo di metterci anche un minimo di suggestione. Devo dire che questa storia in particolare non ne avesse che bisogno, perché è una spy story a tutti gli effetti. Non si capisce bene chi siano i cattivi, a meno che non siano tutti quanti cattivi, perché di diventa difficile non mettere assieme tutti i personaggi della storia. Qui non è una, non, diciamo, non è una novella pirandelliana. I personaggi in cerca d'autore qui in realtà sono autori di se stessi e hanno fatto sì che accadesse qualcosa che ancora rimane un mistero. Ve lo diceva. Lo dicevamo, lo raccontiamo, la città non ha preso probabilmente molto bene il racconto alla fine, perché sembra che si voglia attaccare Siena, però in realtà non è così. Abbiamo provato soltanto a ricostruire dei fatti come il compito che il giornalismo ha, di ricercare dei fatti che possano essere però verificati e verificabili. Ed è il motivo per il quale continuiamo a pubblicare anche letteratura d'inchiesta a fumetti, perché molte delle immagini che noi abbiamo raccontato non potremmo vederle diversamente, perché non esistono. Quindi ricostruire attraverso la ricerca, attraverso anche la consapevolezza di quello che è il percorso di studio che fa un giornalista, e soprattutto, e qui parla un po' più l'editore, assumendosi la responsabilità di mettere in giro del materiale che può essere assolutamente querelabile, nel senso che non è che fai un disegno sei meno colpevole del pezzo che va su Italia 1. Ovviamente la differenza del pubblico è enorme, quindi insomma l'impatto è assolutamente diverso, però l'idea di raccontare avendo degli elementi che possano essere non solo credibili, ma concreti. Quindi sul fumo, ripeto, l'ambientazione Infatti noir Luigi da quando pubblica inchieste non ha più niente di intestato, si è no, spogliato di ogni bene ha fatto un sacco di regali, a quanto pare, sì. Esattamente. No, volevo dire una cosa, Esattamente. perché siamo, diciamo, anche ospiti, tra virgolette, siamo ospiti del Museo del Fumetto. E, devo dire che sono un novizio, un totale novizio del tipo di linguaggio, però se c'è una cosa che ho capito e che ho avuto l'opportunità di capire grazie a Emanuele e a Mattia, a Emanuele Bissattini e a Mattia Ammirati, è che il lettore avido, di fumetto ha anche una passione per anche il dettaglio minuscolo che c'è in una tavola. E in questo Mattia è stato bravissimo perché i dettagli sono disseminati. Ce n'è uno che mi piace moltissimo, che ci siamo inventati con Emanuele, che è stato, diciamo, nelle tavole del grande vecchio, quello di scrivere dove si trova e qual è il palazzo, avere la prospettiva, ma poi di avere sbianchettato, non si capisce se è una data, non si capisce se è un nome. Ma si capisce che qualcuno ha censurato. Questo è uno dei dettagli che a me piace molto, a parte poi che Mattia mi ha disegnato più bello di quello che sono. Però c'è un'altra cosa. Luigi dice: forse a Siena non si capisce chi sono buoni e chi sono i cattivi. Io mi piace definire in un altro modo. Nella storia di David Rossi non c'è nessuno che possa dire io sono innocente. Cioè, è una storia che toglie l'innocenza sia a chi la guarda sia a chi ne è protagonista, devo dire nel senso più ampio e non nel senso più deteriore, perché è una storia che se comprendi fino in fondo non sei la stessa persona che eri prima di averla saputa, prima di averla approfondita. Io prima di raccontarla per le Iene l'avevo conosciuta grazie allo straordinario lavoro di Paolo Mondani per Report. Poi sono stato coinvolto da un autore bravissimo delle Iene che è Marco Chipinti a raccontarla in televisione in quello che poi è stato il mio primo servizio in onda alle Iene quasi 3 anni fa. Anche lì abbiamo avuto un gusto per il dettaglio, per scavare sotto la superficie di cose che a me
personalmente sembravano assolutamente non solo immobili ma anche immutabili. Però sì, ecco, più che la storia dei buoni e dei cattivi, devo dirti che è una storia che fa perdere l'innocenza a chi si avvicina. Però, come dire, di sicuro è una storia che non è chiusa. Questo esperimento di oggi, adesso siamo in conclusione, poi ti lascio la parola, Vito, devo dire che è iniziato con premesse tecnologiche molto traballanti, però alla fine siamo riusciti non solo a stare noi in piedi, ma vedo un centinaio di persone collegate che voglio ringraziare perché, diciamo, la domenica va bene la quarantena, però un'ora e mezza di sti tre sfigati che parlano magari non era digeribile. Ecco, quindi volevo ringraziare le persone che ci stanno seguendo e ringraziare ancora una volta Luigi perché so che io non avrei la stessa sua pazienza nei miei confronti se fossi al suo posto, ecco. Per fortuna, Non insomma. abbiamo dubbi su questa cosa. Io voglio approfittare di questa chiusura per ricordare che, secondo me, è parte della grande sfida di un'inchiesta, quella di riuscire a cambiare le cose e a cambiare anche l'inchiesta stessa perché diventi più pervasiva, più presente. 100 persone oggi a seguire questo live su Facebook, a cui si aggiungono i lettori, che si aggiungono al grande pubblico televisivo che ha seguito in TV e poi chiaramente su internet il lavoro di indagine. È un po' la prova che le grandi inchieste oggi hanno bisogno pure di trovare dei rivoli oltre che dei grandi fiumi per poter entrare nel tessuto sociale. Quella perdita dell'innocenza che magari ha potuto provare lo spettatore televisivo oggi è arrivata anche sul comodino, nella libreria di chi magari non segue l'informazione in TV, non segue la televisione, ma proprio con quella cura per il dettaglio che tante volte la TV non si può permettere, scopre, accede a delle storie, a delle vicende, grazie al lavoro del fumetto. E il fumetto è figo per questo, perché non è più un affare da nerd, è un prodotto culturale che può finire su internet, nelle librerie, nelle presentazioni dal vivo, è qualcosa che sta. Cioè, è un settore che sta crescendo, che da riserva indiana in realtà è diventata una bellissima metropoli. Il Museo del Fumetto in questo è un palazzo importante di questa metropoli dove succedono tante cose da cui passano tante storie, tanti prodotti, tantissimi autori e secondo me è molto bello che oggi ci abbia potuto ospitare in questa reunion per ridare nuova spinta a questo lavoro e per dare anche lunga vita all'inchiesta che, come dice Antonino, non può definirsi chiusa, chiudi dicendo potremmo decidere di metterla da parte, ma non è la nostra intenzione. Soprattutto Luigi segna L'intenzione che appena finisce questa maledetta, diciamo, quarantena di massa, andiamo a fare una presentazione a Cosenza. assolutamente, nelle cose, anzi, intanto ringrazio anche io Luca, che tra l'altro gli faccio pure gli auguri doppi, visto che è diventato neo papà, ma insomma, chi sta guardando alcuni di questi dei nostri ascoltatori oggi lo sanno già. Insomma, sperando che a settembre, con la nuova edizione del Festival dell'Estate del Paesaggio a Cosenza, ci sia lo spazio, che insomma, che si sia usciti fuori da questa quarantena forzata, come l'hai chiamata giustamente tu prima, anche perché, però devo dire che è un modo anche per trovare degli strumenti diversi, no? Nonostante gli impicci che abbiamo fatto oggi per collegarci in tre, ma assolutamente torneremo a Cosenza e faremo in modo di raccontarvi anche un po' il seguito di questa storia, se mai andasse avanti. Solo prima di chiudere, Alberto Antonino ti chiede, dalla filiale di Via Dana in provincia di Mantova, dove si dice che MPS dà molti soldi per sponsorizzare la squadra di rugby del paese, che cosa mi dici? Ti chiede Ma lui. E è un fatto quella sponsorizzazione, nel senso parla che. anche, scusami se ti interrompo, anche perché sul cellulare di David dice è stato trovato il numero di Esatto, stavo conto che scrivendo. conduce a quella filiale. Il 4099009 è un numero che sarebbe stato digitato dal telefono di David,
È un numero che poi cercato su Google riporta a questi certificati di deposito che nella filiale di Via Dana della Banca Popolare di Bari sarebbero stati, diciamo, custoditi in quella filiale. C'è un link tra Mantova e David Rossi, perché David era, diciamo, faceva parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Palazzo Te. È anche vero che a Mantova c'è un link tra l'avvocato della famiglia dell'epoca, Luca Coracci, e una persona che si presenta da lui a nome Muto. Muto è un imprenditore noto alle cronache di origine calabrese che avrebbe ricevuto una linea di credito molto ampia per la realizzazione di un grande parcheggio nella città di Mantova. Questo parcheggio è stato realizzato per un quarto, eppure sono spariti i finanziamenti per il 50%. Questa è una storia, una delle possibili chiavi di lettura. Ne parlavamo anche a Siena con l'appassionato Maurizio Montigiani, che su questa storia, diciamo, anche lui cerca di dare come può il suo contributo anche di idee, di spunti e di riflessioni, e alla presentazione a Siena lo ha chiesto esplicitamente perché. Ci ha chiesto non avete battuto la pista mantovana e io ho risposto che è molto più complessa e richiede un lavoro molto più lungo la pista mantovana che sicuramente affronteremo, non so se lo affronteremo prima in TV o prima con un supplemento a questa graphic novel, però è un filone dell'inchiesta di sicuro da non trascurare. Credo che però fosse ancora sia siamo ancora in un tempo non sufficientemente maturo per esplorarla fino in fondo e per questo abbiamo scelto un'altra delle possibili chiavi di lettura, che è quella della cornice tra Italia e Stato della Città del Vaticano. Questa è la mia risposta. Conosco benissimo la questione e di sicuro c'è materiale per lavorarci su. Ecco. Bene. Solo per concludere, per rispondere a Fabio che ti chiede, Antonino, se facessi una diretta sul caso di Rosa Olindo, in realtà abbiamo già preparato un lavoro, non vi do nessun tipo di per adesso di anteprima, perché stiamo valutando alcune cose anche rispetto al fatto che c'è un processo su Rosa Olindo che si dovrebbe riaprire, però probabilmente, insomma, nei prossimi giorni dovremmo inaugurare il nuovo sito della Round Robin editrice e credo che E faremo lì c'è un anche. bel progetto sulla strage di Elba. Esatto, nel senso che ci sono alcune tavole che sono già pronte, stiamo capendo solo quale può essere in questo stato di cose la dimensione migliore per poterlo distribuire e farvelo leggere, perché come sapete, anche il caso di ricordarlo, le librerie italiane in questo momento sono chiuse e affronteremo anche questo argomento magari speriamo che tutto vada per il meglio, ma diciamo che nei prossimi almeno 20 giorni, da quello che dicono anche al governo, sarà molto complicato che si possa tornare a una certa normalità. Quindi proveremo anche a raccontarvi delle altre storie. Se volete, ovviamente chiedete insistentemente al Museo del Fumetto di Cosenza, Luca Scornojenchi, di poter fare queste dirette e noi lo facciamo con grandissimo piacere. Bene, grazie a tutti, saluti agli amici di Cosenza, saluti a chi ci ha seguito da casa, saluti ad Antonino, ringraziamo anche bizantini ammirati coautori di questo lavoro, David Rossi, Una storia italiana, Il crack di una banca, La morte di un manager, L'ombra del Vaticano. Grazie Luigi e a presto. Grazie, grazie a tutti e a presto. Ciao.